Questo video illustra il montaggio e l'uso dell'apparecchiatura PASCO AP9370 per la misura del rapporto H su E e per alcuni esperimenti sull'effetto fotoelettrico. L'apparato viene consegnato in tre scatole. Aprendo la confezione più grande, avete trovato la lampada al mercurio, ulteriormente protetta, e il portalampada alimentatore. Aprendo la seconda scatola avete trovato tre elementi per il montaggio meccanico dell'apparato, una piccola brugola, il reticolo, la fenditura e una piastrina metallica che permette di bloccare l'uscita della luce dalla lampada. Nell'ultima scatola avete trovato la testa fotoelettrica, filtro giallo, filtro verde, filtro grigio a varie densità e due batterie da 9 volt. L'unico accessorio richiesto per completare gli esperimenti è un voltmetro. Cominciate il montaggio rimuovendo le 8 viti che trattengono la parte alta del portalampada alimentatore. Non toccate le 4 viti più interne, dovete rimuovere solo le 8 più esterne. Posizionate poi la lampada nella sua sede come una normale lampadina, proteggendo la mano con un fazzolettino per non lasciare macchie di grasso. Rimettete al suo posto il coperchio e fissatelo con le 8 viti che avete tolto prima. Il montaggio è molto semplice. Cominciate col mettere la lastrina blocca luce dalla parte della lampada dove c'è il trasformatore. Scorre nell'apposita rotaietta e si ferma nella posizione corretta. Con lo stesso sistema, ma dal basso e dalla parte opposta, infilate il primo supporto meccanico. Potete fissarlo stringendo la sua vite. Esso risulta così solidale al portalampada. Assemblate poi l'asta di sostegno della testa fotoelettrica alla parte mobile più lunga e agganciatela a quella fissa. Con il solito meccanismo a scorrimento prendete la fenditura e posizionatela davanti all'apertura libera della lampada. Si fermerà in sede. Le due viti consentono di fissarla. Prendete la testa fotoelettrica ed aprite il comparto batterie. Inserite le due batterie da 9 volt, rispettando le polarità, e poi richiudetelo. Come ultime operazioni, posizionate la testa fotoelettrica sulla sua sede, fissandola con l'apposita vite, ed il reticolo alle due aste. La parte quadrata dell'insieme ottico guarda verso la testa fotoelettrica. L'apparato è così montato completamente. Il principio di funzionamento dell'apparato non è elementare e sfrutta la celebre equazione di Einstein E uguale KE max più W0. Questa equazione descrive l'effetto fotoelettrico. Quando un fotone, che ricordiamo a energia H nu, colpisce un materiale opportuno, ne strappa degli elettroni. Se W0 è l'energia minima necessaria per strappare l'elettrone, KE max rappresenta la massima energia cinetica che l'elettrone può possedere allontanandosi dal suo atomo. Nel nostro apparato la lampada a mercurio fornisce i fotoni e il reticolo provvede a disperderli nelle varie righe, ciascuna delle quali, con buona approssimazione, può essere considerata una sorgente di fotoni che portano tutti la stessa energia. Nel nostro apparato i fotoni incidono sul catodo di un tubo a vuoto e normalmente gli elettroni strappati sono liberi di raggiungere l'anodo. Questo flusso di elettroni è chiamato corrente fotoelettrica.
Durante il funzionamento normale, il percorso dei fotoni verso il catodo è protetto da un tubo. L'apparato ci consente di creare un potenziale d'arresto tra l'anodo e il catodo, bloccando la corrente fotoelettrica. La misura che si effettua col voltmetro è proprio quella del minimo potenziale d'arresto che annulla la corrente. Il potenziale d'arresto V per la carica dell'elettrone è piccolo, è quindi uguale all'energia cinetica massima che può possedere un elettrone quando scappa dal suo materiale. Prima equazione. Combinando la prima equazione con quelle viste precedentemente, si ottiene la seconda, che risolta in V ci dà l'equazione finale, che è un po' il cuore dell'esperimento. Essa ci mostra infatti come un grafico del potenziale d'arresto in funzione della frequenza dei fotoni incidenti è una retta il cui coefficiente angolare è proprio H su E. Veniamo ora al primo esperimento che indaga le relazioni tra energia, lunghezza d'onda e frequenza. Accendete la lampada al mercurio. Richiederà alcuni minuti per raggiungere la massima intensità e per prolungarne la vita è sconsigliabile accenderla e spegnerla di continuo. Lasciatela accesa per tutto il periodo di laboratorio. Non appena la lampada è calda, l'ordine zero dello spettro risulterà chiaramente visibile sulla testa fotoelettrica. Lo spettro si forma ovviamente da entrambi i lati dell'ordine zero e due ordini saranno visibili per ciascuna parte. Tuttavia, il reticolo è blazed, cioè lavorato in modo che una parte sia nettamente più brillante dell'altra, diciamo quella a destra guardando dalla lampada. Questo è il lato che verrà utilizzato per le misure. Quando la fenditura è ben illuminata dall'ordine zero, aprendo il tubo, si può vedere all'interno il sensore vero e proprio dell'apparato. Sfruttando la possibilità di ruotare leggermente la testa fotoelettrica, orientatela in modo che quando la fenditura è illuminata in pieno, la luce vada a cadere perfettamente sulle due finestrelle che costituiscono la parte sensibile dell'apparato, chiaramente visibili guardando l'interno della testa fotoelettrica. Muovendo di pochi millimetri avanti o indietro il reticolo, potete cambiare la messa a fuoco del sistema. Vedrete l'immagine della fenditura da cui esce la luce più o meno definita sulla testa fotoelettrica. Dovete regolare il reticolo in modo che l'immagine sia il più definita possibile non sulla superficie frontale della testa, ma sui sensori posti dietro. Questa posizione è tipicamente con il reticolo circa un centimetro dalla fine delle aste. Esaminando con cura lo spettro, si notano immediatamente una riga verde e una gialla estremamente intense e tre righe viola. La più debole, la più lontana dalla linea gialla, cioè quella di lunghezza d'onda minore, in realtà è ultravioletta ed è visibile solo grazie al fatto che la testa fotoelettrica è ricoperta di materiale fluorescente. Se ponete per esempio la vostra mano, che non è fluorescente, sotto lo spettro, la riga più viola scompare. Ciascuna di queste cinque righe fornisce fotoni di lunghezza d'onda ed energia nota tabulata sulle istruzioni. L'esperimento vero e proprio è piuttosto breve e consiste nel misurare i potenziali di arresto per le cinque righe spettrali. Cominciate col posizionare la testa in modo che venga illuminata dalla riga gialla. Quando fate misure con la riga gialla o verde, utilizzate il filtro del colore corrispondente per limitare il rumore dovuto alla luce ambientale. È meglio se l'esperimento viene eseguito in luce attenuata, non occorre il buio.
accendete la testa fotoelettrica e tenete premuto per qualche istante il pulsante rosso. Quando lo rilasciate, il potenziale incomincerà a salire e dopo qualche istante si stabilizzerà. La lettura nello strumento che vedete ora è in millivolt. Annotatevi il potenziale d'arresto per la luce gialla. Spostate poi la testa sotto la luce verde, cambiate il filtro, ripremete il pulsante rosso per azzerare la lettura e attendete che si stabilizzi il nuovo potenziale di arresto. Annotate anche questo. Ora, senza filtri, misurate il potenziale della luce blu e delle altre due righe. Annotate tutti questi valori. Questa è una tipica tabella di risultati sperimentali. Le frequenze di ciascuna luce sono state prese dalle istruzioni dell'apparato. Con un opportuno software, o anche a mano, potete quindi creare il grafico del potenziale d'arresto in funzione della frequenza e calcolarne il coefficiente angolare. Il valore tabulato per il rapporto H su E è 4.135 per 10 alla meno 15. Potete ripetere le misure anche sul secondo ordine di righe. Qua vedete ordine 0, primo ordine, secondo ordine. Per la massima precisione mettete a fuoco ogni volta su ciascuna riga guardando all'interno della testa fotoelettrica le finestrine del fotocatodo. Questo conclude l'esperimento principale, la misura del rapporto H su E. Si noti che matematicamente è possibile risalire anche al potenziale minimo W0 delle equazioni viste prima. Un buon funzionamento della circuiteria inclusa nella testa fotoelettrica è necessario che le batterie siano ben cariche. Se siete dubbiosi, potete testarle col stesso voltmetro utilizzato per gli esperimenti, usando come punti di controllo la massa nera e i due terminali azzurri, anche a testa fotoelettrica spenta. Dovete leggere almeno 6 e meno 6 volt rispettivamente, come scritto sulla testa. Utilizzando il filtro a trasmissione variabile è possibile dimostrare l'effetto fotoelettrico, cioè che il potenziale d'arresto non dipende dall'intensità della luce che colpisce il catodo, ma soltanto dalla sua frequenza. Si ripete la stessa identica procedura sperimentale vista prima, solo che si eseguono diverse misure con varie trasmissioni della luce. Se usate il filtro giallo o verde potete anteporre il filtro a trasmissione variabile a quello colorato, o per le righe blu usare semplicemente il filtro a trasmissione variabile. Potete annotare quanto tempo ci vuole approssimativamente perché venga raggiunto il potenziale d'arresto. In questo caso, ovviamente, viene molto comodo sostituire il semplice multimetro con un sistema online di rilevamento dei dati che può misurare le tensioni molto accuratamente, graficandole in funzione del tempo. L'osservazione che il potenziale d'arresto non dipende dall'intensità della luce, ma solo dalla frequenza, supporta il modello quantistico. Notate che nel condurre questo esperimento, che è meglio eseguire in luce attenuata o buio completo, si hanno i risultati peggiori con le intensità di luce più bassa, cioè col filtro a trasmissione 20% o 40%. Questo perché l'amplificatore nella testa fotoelettrica, per quanto abbia un'impedenza grandissima, non l'ha infinita, per cui vi è una continua leggera perdita. Per misure il più preciso possibile, ricordate che potete mettere a fuoco prima di ciascuna misura. Ricordiamo che nella produzione Pasco esiste anche la camera di Millikan AP8210. Dato che con la vostra AP9370 si misura H su E e con questa si misura E,
potete arrivare in laboratorio nella vostra scuola a misurare la costante di Planck, una delle più affascinanti della fisica. Per qualsiasi necessità o dubbio, contattateci. Il nostro servizio tecnico è a vostra completa disposizione.